Ciao a tutti, oggi siamo qui con Django. Django è un Amstaff, o meglio American Staffordshire Terrier. In tanti mi avete chiesto di esaminare e portare alla vostra attenzione questo cane e ecco che ce l'abbiamo qui. Tra l'altro abbiamo anche un bellissimo elemento. Potete vedere che mi ha ridotto come una bestia, nel senso che mi salta addosso e mi ha un po' sporcato, ma sopporteremo. Django, come abbiamo detto, è un Amstaff e troviamo tantissime similitudini con il Pitbull. Qualcuno può anche scambiarlo. Andiamo a fare chiarezza su quella che è la differenza tra questo cane e il Pitbull. L'Amstaff è un cane di terrier di tipo bull, quindi diciamo anche qui che non è un molossoide, eh? Per chi pensa che sia un molossoide non è così, è un cane che è un terrier, appartiene alla branca dei terrier. È il frutto dell'americanizzazione del Pitbull. Dovreste andare a riprendervi la storia del Pitbull sul video che ho fatto a proposito di questa razza, perché la storia non cambia molto. Così, a posto, do risolto. L'AKC, che è un'associazione delle tre associazioni che hanno caratterizzato il Pitbull, quindi UKC, AKC, AKC e ADBA. L'unica associazione che però è stata riconosciuta dall'ENCI e quindi dall'FCI, dall'ENCI in Italia e dall'FCI nel mondo, è proprio l'Amstaff. Quindi l'Amstaff ha permesso al Pitbull di partecipare a mostre canine, di partecipare a selezioni sportive, selezioni di sport, selezioni di selezione, eccetera, eccetera. Quindi possiamo dire che una razza riconosciuta è l'Amstaff. Diciamo che è la legalizzazione del Pitbull, anche se è una parola brutta. È ovvio che io so che il Pitbull è una razza, ma non è riconosciuta dall'FCI, mentre loro sono riconosciuti. La prima linea di sangue che caratterizza l'Amstaff è la linea Colby. E Colby era un allevatore di American Pitbull Terrier agli inizi del Novecento. Quindi possiamo dire, dove vai? Django, dove vai? Possiamo dire che la prima linea era quella dei Colby, linea di sangue. Il Pitbull nasce per il bull biting, e mentre l'Amstaff no, nasce dopo che questa pratica venne vietata. Il bull biting, per chi non ha seguito l'altro video, non segue il canale, è l'attività che concerne il mordere altri animali. Ora, bull biting, mordere i tori, però il pitbull veniva utilizzato all'inizio come cane da combattimento con altri animali. Poi arrivò il dog fighting, che fu il combattimento tra cani, e finalmente questa pratica scellerata venne vietata. Quindi ha un antenato che combatteva, ma non è direttamente lui il cane da combattimento. Infatti ci sono anche delle differenze caratteriali che poi andremo a vedere, leggerissime, tra il Pitbull e l'Amstaff. Ma perché ti metti le spalle? Mettiti almeno a favore di camera, dammi una mano. Non è una mano, questo è i bocconi che c'è in tasca. I bocconi che c'è in tasca, non te li do, vai su. Sempre di spalle, poi fossi brutto. L'American Kennel Club, quindi l'AKC, a un certo punto chiese di sostituire il nome Pit, che significa arena, fossa, con Staffordshire Terrier. E ecco che nasce l'Amstaff, American Staffordshire Terrier, perché l'AKC l'ha costruito, e lei che si A sta per American, e poi hanno voluto levare il termine da combattimento arena, fossa, e quindi si chiama
American Staffordshire Terrier. Ecco il motivo per cui cambia il nome. Possiamo quindi dire che il nome di questo cane rispecchia un po' la linea guida che voleva essere data. Un cane non più per il combattimento, ma per tutto il resto. Ricordiamoci che però deriva da lì. Infatti, per chi non è un esperto, per chi è un esperto non ci sono problemi, ma per chi non è un esperto potreste guardare un Amstaff o un Pitbull e non trovarne le differenze. Ovviamente le differenze ci sono, soprattutto perché poi il Pitbull si divide in UKC e una DBA e quindi già tra loro ci sono differenze. La prima differenza che potete notare o che io tendo a volervi far notare non è quella fisica, è una differenza caratteriale e quella viene data da quella che è la mia esperienza, non da quello che potete leggere su internet. L'Amstaff è leggermente più elastico del Pitbull. Infatti possiamo trovare anche qualche Amstaff, ne ho lavorati anche io qualcuno, mi ricordo qualche collega che è andato a fare buoni risultati anche in IGP con l'Amstaff, ovviamente non ne troverete tanti, però come cane anche da lavoro è leggermente più elastico, leggermente più duttile. Elastico non è il termine corretto, però è un cane più duttile, è un cane che ragiona un po' di più, in quanto è leggermente più lontana la parte relativa al combattimento e quindi una parte che è per forza squilibrata verso un basso ragionamento e un'alta esecuzione. Le orecchie sono collocate in alto, la testa è di lunghezza media con cranio medio e ampio e i muscoli facciali sono ben pronunciati. Il massetere, quindi le mascelle, sono molto sviluppate. Le orecchie sono corte e appuntite e portate, si dice questo termine, a rosa. Tanti dicono a farfalla, in realtà si chiama a rosa. L'Amstaff, grazie quindi a questo tipo di selezione, è diventato... L'Amstaff, grazie a questo tipo di selezione, è diventato un cane che può partecipare appunto proprio a mostre di bellezza. Nel senso che se andiamo a vedere l'Amstaff, adesso vi do una mia opinione rispetto al Pitbull, l'Amstaff è un cane più armonico, è più corretto. Se vedete, è esattamente ben proporzionato. Ovviamente stiamo parlando di un cane da muscolatura enorme, guardate lui, un cane che sviluppa una forza gigantesca e come vedete le proporzioni sono praticamente perfette, non vedete un muso né troppo lungo né troppo corto. Ovviamente il tartufo deve essere nero e gli occhi neri. Le colorazioni possono essere in tinta unita oppure possono essere a chiazze, pezzato come lo vedete, e le colorazioni vedrete che variano tantissimo. Voglio parlarvi però di quella che è la mia esperienza, così che io possa darvi delle nozioni che forse vi possono essere utili. Prendersi un Amstaff non varierà tanto da prendersi un Pitbull. È ovvio che i Pitbull, abbiamo detto che ne esistono di diversi tipi, abbiamo parlato di UKC, abbiamo parlato di ADBA, abbiamo parlato di Amstaff e tra di loro ci sono piccole variazioni, però dovete sapere che state prendendo un Terrier di tipo Bull, quindi non è che mi prendo un Amstaff e non mi sto prendendo un Pitbull, in poche parole. Non veniva impiegato per i combattimenti perché nasce dopo, abbiamo detto quando nasce, ma poi l'Amstaff è un cane che ci sta bene insieme agli altri maschi? No. Rimane un cane con indole da combattimento? Sì. Quindi il tipo di gestione che dobbiamo avere con un Amstaff è sempre una gestione che deve essere corretta, che consiglio sempre che venga seguita. Già per il Pitbull io ho detto questa cosa, vengono molto demonizzati, non devono essere demonizzati assolutamente, non date retta ai giornali perché i giornali scrivono Pitbull ha morso,
Amstaff a morso e vai a vedere, quello non era un pitbull e non era un Amstaff. Dio, guarda come mai ridotto. Fai schifo, Django. Fai schifo. Fai schifo. Fai schifo. Fai schifo. Vai a morso. Morso sull'orecchio. Morso sull'orecchio. Ti tengo per le orecchie, eh? Ti tengo per le orecchie. Oddio, che violenza, madonna. Come vedete, sono cani giocherelloni. Vanno saputi gestire. Django! Basta un po'. Vanno comunque saputi gestire. Vanno accesi e vanno spenti. Se no, vanno in un principio che si chiama gameness. Questo principio è un termine che non ha nemmeno una traduzione in italiano. Se dovessimo tradurla, significherebbe giocamento. Significa che i cani si caricano, montano, detta tra di noi, montano, montano, giocando, montano, giocando, montano. E avete visto, se no gli do uno stop, parte giocando, parte allegro e poi diventa, perché sono cani molto fisici, ok? Quindi perché non fare un corso d'addestramento minimo avendo questi cani, che possono essere dei cani fenomenali, fenomenali, potete portarli ovunque. Il loro impiego primordiale era quello di combattere. Per combattere ci vogliono delle doti fisiche e delle doti caratteriali veramente importanti. E se io convergo, come già ho spiegato col pitbull, queste doti in cose che mi servono in tutti i giorni, posso veramente godermi un cane. Questo è un cane che non avrà problemi a fare enormi passeggiate in montagna, non avrà problemi a venire in qualunque posto con voi, regge bene le temperature, ora non è un fan totale del freddo, ma non è nemmeno un cane che ci muore. È un cane che è atletico, un'enorme resistenza fisica, un'enorme resistenza mentale, quindi sono cani che possono reggere anche determinati stress. E quindi io non immagino un cane migliore per un ragazzo, ma anche per una famiglia, considerando che poi possono essere ottimi cani da difesa, possono essere ottimi cani da guardia, sempre controllati e preparati. Succede delle volte, vedo anche scritto sotto qualche commento di qualcuno che mi dice sì, no, ma il pitbull non è un cane da guardia, e mi fanno il nome di varie linee di sangue per far vedere che conoscono quattro linee di sangue. Io so perfettamente cos'è la guardia e so perfettamente cos'è la difesa. Lo so perfettamente molto più di chiunque scrive sotto una tastiera. Lo so perché lo faccio, lo so perché io veramente mi faccio mordere dai cani, lo so perché utilizzo le tute da civile, lo so perché utilizzo le maniche, lo so perché sono 20 anni che faccio questo. Quando spieghiamo che il pitbull è un buon cane da guardia, lo diciamo semplicemente... Ti giri, ti prego. Grazie. Lo diciamo semplicemente perché stiamo dando delle nozioni generali. Andare a parlare nello specifico su nozioni generali è un po' ignorante come principio. Se qualcuno volesse dimostrare se il loro cane morde, quindi se avete un cane che morde, se avete linee che mordono, ci sono i miei stage, mi chiamate, io mi metto la manica. Per me non è un problema, ok? Noi non stiamo facendo ora un video sulla difesa, che tra l'altro già ho fatto. Voglio solo dire che questo cane è un cane che può fare un'ottima difesa e vi assicuro che può fare un'ottima difesa. Poi è ovvio che dipende dalle linee di sangue e dipende dai soggetti. Quindi il nostro obiettivo è far conoscere questo stupendo cane a più persone possibile. Me lo lasci il microfono? A più persone possibile. Avvicinarle e fargli capire la differenza che c'è tra il Pit e l'Amstaff, perché tanti di voi ce l'hanno chiesto. Considerate che Django è un bel elemento e considerate che Django ha 10 anni, quindi sembra un ragazzino, vero? Anche come ti comporti sembra un ragazzino, però in realtà Django ha 10 anni, quindi è un cane di tutto rispetto per come si porta l'età. Questo tipo di cani, come il pitbull, hanno dei temperamenti abbastanza alti. Abbiamo studiato, chi segue il nostro canale ha studiato che il temperamento è la velocità di risposta allo stimolo. Quindi che cosa significa? Che sono cani che vanno impegnati.
prendere questi cani e lasciarli dentro casa da soli tutto il giorno non è totalmente il massimo, secondo me. Poi, possono arrivare a stare su un divano tutto il giorno? Sì, io ho visto anche Amstaff da divano, perché sono cani che poi sono comodi una volta che lo insegni, però hanno un'importante attività cerebrale. Quindi è molto consigliato che si sfoghino a livello psicologico, quindi che facciano delle condotte, che giochino con la pallina. Sono grandi giocatori, sono cani che gli potete insegnare tutto. Io a Amstaff lo ritengo un cane in realtà abbastanza duttile. Tanti dicono di no, bisogna poi sempre vedere perché, però io lo trovo duttile. Cioè, potete lanciare pallina, insegnargli il riporto, potete giocarci alla lotta col manicotto, sempre che il cane conosca bene i lascia e conosca il suo ruolo. Però dovete stare attenti al controllo, perché sono cani che, quando incontrano, per la maggior parte delle volte, cani dello stesso sesso, non sono troppo felici, vero? Perché comunque il retaggio è quello del pitbull, ok? Quindi sono un po' guerrafondaio. Allora, ha fatto tutta l'intervista, secondo me, de spalle lui. Si è fatto. Guarda, questa è la tua migliore posizione che ci hai mostrato. Ma poi ci avesse una faccia brutta. Ho cercato di portarvi le differenze che ci sono tra questa razza e il pitbull. È ovvio che abbiamo fatto un video molto approfondito sul pitbull. Molto bello. Sarebbe interessante che voi guardaste entrambi i video, perché veramente tanta storia è la stessa. Voi immaginate che c'è stato un momento in cui il pitbull è diventato Amstaff, quando si è deciso di... Vado via. No, torno. Torniamo, non è vero. Quando stavo dicendo che c'è stato un momento in cui questa razza si è creata da una leggera scissione, da una leggera selezione. Però andate a vedere il pitbull, perché ho parlato tantissimo di quel cane e ho spiegato veramente anche tantissime cose che non si trovano sui libri. Per quanto riguarda questo cane, ecco quali sono le differenze. Se chiedete a me, secondo me c'è un po' più di armonia, c'è un po' più di armonia nella parte fisica, nella parte morfologica, e leggermente più elasticità. Questo è quello che posso ritrovare io, ok? Per quanto riguarda tutto il resto, seguite il pitbull, perché poco cambia. L'Amstaff è quindi un cane che io consiglio a tutte le persone che vogliono intanto interagire con il cane, divertirsi con lui, e avere un terrier, quindi sapere che cosa è un terrier, e avere un cane polivalente, può fare tantissime cose. E può essere il cane da famiglia, può esserti il cane da difesa, può essere il cane da ricerca. Io non ho mai trovato effettivamente un'attività che questo cane non potesse fare più che bene. Quindi provo un'enorme simpatia per questi cani. Bisogna addestrarli sapendo come si addestra un terrier, e se il vostro cane non è stato ben addestrato, quella è una problematica del vostro tecnico, non è una problematica del cane. Vabbè, abbiamo fatto quest'ultima mossa, ce ne andiamo, così sei felice. Da vaccino. Madonna quanti! Da vaccino. Madonna un altro. Madonna un altro! Eccoli, se li sapete gestire. Ringraziamo anche i proprietari, che mi hanno lasciato a pensione questo cane e mi hanno permesso di fare questo video. Saluta Django, che mai... guarda come mi ha ridotto Django. Cioè, una vergogna sei. Preparatevi, perché ecco, perdono il pelo. Un saluto, saluta. Ma che te fregate tanto? No.